Allora si dà un numero complesso che è z uguale a 1 più i, e poi si chiede un calcolo. Allora z alla 2005 più z coniugato alla 2005 diviso 2 alla 3. Allora, perché diciamo dei numeri così alti? Un po' perché in realtà diciamo il calcolo non è difficile se qui invece di esserci 2005 c'è 15, va bene? La complessità del calcolo, se uno lo sa fare, è più o meno la stessa. E poi perché quando, cioè nel 2005, quando diedi questo esercizio, si potevano ancora usare le calcolatrici, va bene? Allora, diciamo, a me seccava un po' le persone che venivano al compito con la calcolatrice e non ci provavano neanche a farlo con carta e penna, anzi non si poteva manco la carta, va bene? Solo il foglio che gli davo io, la penna per mettere le crocette e forse la T89 per fare un po' di compito, va bene? E quindi diciamo, se uno nella T89 mette 1 più i e dice di fare 1 più i alla 2005, la calcolatrice non è che può fare, vuol dire, ti può fare anche il conto, però non so quanto ci mette, poi non so in che modo ti dà il risultato, magari te lo dà con tutte le cifre, ti dà un'approssimazione del calcolo, mentre invece diciamo uno voleva una risposta esatta, insomma era per scoraggiare le persone a o abusare diciamo della calcolatrice. E in realtà si può fare a mano senza troppe difficoltà. Adesso vediamo un po' come si può fare. Allora, diciamo, quando uno deve fare una potenza grande di un numero complesso, qui diciamo devo fare z da 2005 e il coniugato di z da 2005, però diciamo basta fare questo, poi questo si vede subito quanto fa. Allora, per fare z da 2005 quello che conviene fare è mettere il numero in forma esponenziale. Allora, se uno fa, mette il numero in forma esponenziale, 1 più i l'abbiamo visto parecchie volte, ed è uguale a radice di 2 per e alla i pi greco quarti. 1 più i sta sulla bisettrice, forma un angolo di 45 gradi, e la distanza d'origine è radice di 2, va bene? Adesso sulle dispense vado in una certa direzione, adesso provo a fare in una maniera diversa. Allora, se devo fare una potenza grande di... Allora, dunque, cosa mi dovrei accorgere? Allora, quando devo fare z da 2005, allora, devo fare la potenza separatamente per il modulo e per l'argomento, va bene? Quindi questo sarebbe 2 alla 1 mezzo, quindi intanto faccio 2 alla 2005 mezzi, Non so fare il calcolo per adesso, finché è possibile cerchiamo di portarci dietro tutte le cifre esatte. E poi devo fare questa alla 2005, e alla i pi greco per 2005 quarti. Allora, questo numero che viene fuori qui, e che prevedibilmente verrà fuori anche quando farò questo, è inutile che ci sto a fare tanti calcoli sopra, tanto qui sotto c'è un 2 alla 1200, insomma, probabilmente qualcosa si semplificherà, va bene? Quindi uno può prevedere questa semplificazione. La cosa magari un po' più complicata è cercare di capire quanto fa questo. Allora, prendiamo solo e alla i pi greco quarti, va bene? E alla i pi greco quarti è una cosa di modulo 1, non è uguale a 1 più i, perché 1 più i è un po' più distante dall'origine. Questo qua sta proprio sulla circonferenza unitaria, questo è la i pi greco quarti. E quando uno fa le potenze, cosa dovrebbe aver capito? Che ogni volta, diciamo, questo angolo, quando faccio il quadrato, andrò a finire qui, no? Quando faccio il quadrato prendo due volte l'argomento. Quando faccio il cubo, questo è il quadrato, questo è il cubo, andrò a finire qui. Quando faccio la quarta, andrò a finire qui. E quindi, diciamo, quando poi continuo, a un certo punto, come avevamo visto anche in altri esempi, quando farò alla nona ritornerò al punto di partenza, cioè voglio dire le potenze di questo numero sono periodiche, va bene? È importante individuare questo periodo, cioè quanto ci mette a ritornare alla posizione iniziale, anzi ancora meglio, è importante in questo caso per il calcolo vedere dopo quante potenze va a finire su 1, va bene? Non sempre per qualunque numero questa cosa è possibile, ma se è possibile è una cosa molto conveniente. Perché?
Allora vediamo un po', se io faccio, quindi se io faccio e alla i pi quarti elevato alla 8, in realtà per trovare questo 8 non è tanto necessario che io faccia questo disegno, perché lo vedo anche da qui. Se ho pi greco quarti, per ottenere 1 dovrei ottenere come argomento un multiplo di 2 pi greco. Allora se moltiplico per 8, qui diventa proprio 2 pi greco. Chiaro che devo trovare il numero più piccolo possibile che vi dà questa proprietà, perché se prendo 16, anche 16 ritorno qui, però il periodo è la metà, va bene? Quindi meglio cercare il periodo minimo, cioè il periodo reale, va bene, del numero. Va bene, allora o in un modo o nell'altro scopro che e alla i pi greco quarti elevato alla 8 fa 1. Bene? Beh, allora non solo vale questo, ma vale non solo per 8. Abbiamo detto che vale anche per 16, vale per qualunque multiplo di 8. Qualunque multiplo di 8, se io qui invece di prendere 8 prendo 8k, quanto varrà? Varrà questo elevato ancora alla k, quindi farà comunque 1. Quindi questo cosa vi permette di dire? Allora, non dovete farvi impressionare dalla grandezza di questo numero, perché dalla grandezza di questo numero in realtà il risultato è sempre lo stesso, è sempre uguale a 1, qualunque multiplo di 8. E questo 8 l'avete scoperto o facendo pi greco quarti per 8 per ottenere 2 pi greco, oppure guardando cosa succede all'orbita di questa di questo punto, va bene? Per esempio sulle dispense non arrivo a 8, arrivo a 4, 4 a 4 fa meno 1. E anche fare la potenza di meno 1 è facile, forse è più facile fare le potenze di 1, ma le potenze di meno 1 sono altrettanto semplici, solo che lì bisogna distinguere quando la potenza è pari e dispari, va bene? Quindi, in qualche modo uno si riconduce a una potenza facile da fare, o 1 o meno 1, va bene? Allora, qui facciamolo con 1. Allora, ogni multiplo di 8 fa sì che questa potenza faccia 1. Vabbè, ma io devo fare questo numero elevato alla 2005. Allora devo togliere da 2005 i multipli di 8, va bene? Adesso avete iniziato a fare il corso di algebra e logica. Quando abbiamo fatto l'analisi 1 abbiamo già cominciato a vedere degli esempi dove di un numero intero è interessante il resto della divisione rispetto a un altro numero. Qui ritorna di nuovo questo concetto che è fondamentale, va bene? Il modulo, quindi devo fare 2005 uguale... modulo, devo calcolare 2005 modulo 8. Cosa vuol dire? Vuol dire devi trovare un numero equivalente a 2005 modulo 8, cioè devo trovare il resto della divisione 2005 diviso 8. Quanto fa il resto della divisione 2005 diviso 8? 5. 5 perché 2000 è divisibile per 8, no? Voi sapete un po' di criteri di divisibilità? Quando dovete dividere, vabbè, a parte il fatto che la calcolatrice, la T89 non ve la faccio usare, ma la calcolatrice che trovate nel detersivo, quella, no. Il resto della divisione lo riuscite a fare se non siete sicuri dei vostri metodi, va bene? Comunque, diciamo, fate conto che per la divisibilità per 4 contano solo le ultime due cifre, no? Perché se diciamo, le ultime due cifre sono quello che viene a sinistra è un multiplo di 100 e 100 è divisibile per 4. Se è divisibile per 8, insomma c'è anche il 2000, quindi avete un fattore 2 in più e quindi insomma 2000 è divisibile per 8. E quindi il resto è 5, il resto della divisione è un numero compreso tra 0 e 7, la del resto della divisione per 8. Bene, allora, visto che 2005 è uguale a 5 modulo 8 e visto che abbiamo fatto questa osservazione qui, questa potenza qua è uguale a, questo lo lasciamo così per adesso, questo qui è uguale a e alla i pi greco quarti per 5. Va bene? Perché questo? Perché io dovrei scrivere, allora forse lo posso scrivere qua in preesteso, lo faccio una volta solo a questo punto. Allora, quando devo fare questo alla 2005, allora questo qui dovrebbe essere e alla pi greco quarti, allora se il resto è 5 vuol dire che il 2005 sarà un certo multiplo di 8, che non mi interessa sapere quanto vale, va bene? Sarebbe il quoziente della divisione, ma non mi interessa sapere quanto vale, più 5, questo è il resto. Questa è l'informazione importante. E quando svolgo, questo mi viene e alla i pi greco quarti per k per 8, e quando faccio questo qui ottengo un multiplo di 2 pi greco, quindi questo fa 1,
per E alla I, pi greco, quarti, alla quinta. Bene? Quindi questo vuol dire che nel fare questo conto non è tanto il 2005 che conta, ma è il resto della divisione, alla quinta. E anzi, se ho fatto questo diagramma, riesco anche subito a dire chi è Z alla quinta. Perché Z alla quinta è questo qua. Va bene, è l'opposto, lo posso fare anche contando esattamente, questa è la potenza 1, 2, 3, 4, 5, è l'opposto. E quindi questo vuol dire che, allora, qui possiamo togliere su 2005 il modulo 8, quindi questo vuol dire che questo è uguale a 2 alla 2005 mezzi, e qui ci possiamo mettere per meno E alla I pi greco quarti. È l'opposto, eccolo qua. Ok? Va bene, allora, quindi questo è il calcolo, possiamo scriverlo in coordinate cartesiane, già che ci siamo, il meno lo portiamo fuori, qui faccio anche molti più passaggi di quelli necessari. Questo qui, questo adesso è E alla I pi greco quarti, il meno l'ho già messo qui, e quindi questo qui è 1 su radice di 2 più I su 1 su radice di 2. E quindi radice di 2 è 2 alla meno un mezzo, quindi questo è 2 alla 2005 mezzi meno un mezzo per 1 più i. Bene? Ok? Ci siamo? Quindi qui adesso ho tradotto il meno, l'ho tirato fuori qui, qui c'è ancora il meno. Va bene? 2005 meno un mezzo è 2004 diviso 2, quindi è 1200. Questo qui viene 2 alla 1200. Va bene? Allora, questo è l'unico conto, diciamo, che dovete fare per il calcolo, perché adesso tutti gli altri sono immediati. Allora, il numero da fare è proprio questo, quindi fatemi cancellare. Allora, quindi Z alla 2005 è uguale a 2 alla 2002, no scusate, 2 alla 1200, sì, adesso poi lo metto il meno qua, è meno 1 meno i, questo sarebbe z, e poi c'è questo qui quanto vale? Lo scriviamo qua, z coniugato alla 2005. Allora, l'operazione di coniugio è ha queste proprietà. Allora, quando fate il coniugato di una somma, questa è la somma dei coniugati, bene? E quando fate il coniugato di un prodotto, questo è il prodotto dei coniugati, quindi la coniugazione si comporta bene con tutte le operazioni. Queste verifiche le potete fare proprio applicando la definizione di coniugato, oppure le ritrovate dove spiego il coniugato. Quindi quando dovete fare questo, è come dire, posso, diciamo, vedete, questa proprietà qui vi permette di invertire l'ordine dell'operazione. L'ordine dell'operazione in generale non si può cambiare, va bene? Però se valgono certe proprietà, sì. Quindi questo vuol dire fare il prodotto e poi la coniugazione è equivalente a fare prima la coniugazione e poi il prodotto. Quindi qui se devo fare il coniugato e poi fare la potenza, la stessa cosa è come fare Z alla 2005 e poi fare il coniugato, la stessa identica cosa. Quindi siccome Z alla 2005 l'abbiamo già calcolato, è meglio utilizzare questa espressione qui, così questo è il coniugato, quindi devo fare il coniugato, quindi è meno 2 alla 1200, e qui devo fare il coniugato di questo numero che è 1 meno i. Bene? Ok, allora, torniamo un attimo qui. Allora, Z alla 2005 è questo per questo, più... Z coniugato, c'è sempre il 2 alla 1200, quindi devo aggiungere questo, quindi meno 1 più 1. Va bene, ritorna, eccolo qua. Adesso col meno l'ho messo un po' fuori, poi un po' l'ho inserito nella formula, insomma potevate anche avere il meno qui e averlo posto dentro. Ecco, la cosa importante è che allora qui è diviso 2 alla 1200,
quindi questo e questo vanno via, I e I vanno via, e quindi ottenete il risultato finale che è meno 2. Va bene? Ok. Sulle dispense è svolto in maniera leggermente diversa, però l'idea è sempre quella di ridurre una potenza a un potente numero complesso a un numero grande utilizzando i moduli, utilizzando la periodicità di quella potenza. Bene? Dice di determinare l'insieme dei numeri z che risolvono questa equazione. Allora, quando uno trova questa cosa, vuol dire risolvere l'equazione e poi disegna nel piano complesso i punti che corrispondono a questa equazione. Va bene? Allora, qui diciamo si può provare a sostituire z uguale a x più y, provare a svolgere e vedere un po' quello che viene fuori. Allora, z uguale a x più y, invece di ragionare direttamente col numero complesso, ragioniamo con le due coordinate. Allora, facciamo questo conto separatamente. Allora, z coniugato sarà x meno y, quindi è x meno y meno 2. E qui abbiamo invece valore assoluto, parte reale di z più 2, quindi devo scrivere x più y più 2. Bene, abbiamo solo sostituito al posto di z questa espressione. Bene, adesso dobbiamo fare prima il modulo di questo numero complesso qua. Allora, il modulo del numero complesso, allora abbiamo visto la definizione, qui non bisogna confondersi. Prima di fare il modulo complesso bisogna riunire la parte reale e la parte immaginaria. E poi si applica la formula, quindi la formula è il teorema di Pitagora, devo fare il quadrato di questo più il quadrato di y, quindi questo è uguale a radice quadrata di x meno 2 al quadrato più meno y al quadrato. Ok? Quindi questo viene fuori, quadro meno 4x più 4 più y. Ok? Allora, poi abbiamo questo, vediamo un po' questo adesso quanto fa. Allora, devo fare solo la parte reale e prendere il valore assoluto, quindi modulo di x più 2. Bene? Attenzione, allora qui avevate il modulo di un numero complesso, bene? Questo adesso è il modulo di un numero reale, bene? Quindi ormai abbiamo tradotto tutto in termini reali, quindi dobbiamo risolvere l'uguaglianza questo uguale a questo, va bene? Allora, per fare questa cosa dobbiamo eliminare la radice quadrata, qui abbiamo la radice quadrata uguale a un numero maggiore o uguale a 0, quindi possiamo elevare al quadrato e non succede niente di particolare. Quindi eleviamo al quadrato e otteniamo x quadro meno 4x più 4 più y quadro uguale a 2 al quadrato. Questo qui, il quadrato di un modulo uguale al quadrato direttamente di x più 2, quindi x quadro più 4x. Sì? 4x più 4. Va bene? Ok, allora vediamo un po' se ci sono le semplificazioni da fare. Direi di sì. Allora, questo via con questo, 4 e 4 vanno via. Quindi trovo y quadro uguale a meno a più 4x, a più 8x. Y quadro uguale a 8x, va bene? Quindi i numeri complessi che risolvono questa equazione è y quadro uguale a 8x. Adesso proviamo a disegnare questa roba. Non è che occorre un disegno preciso, però almeno capire che razza di insieme è. Allora,
Cos'è y quadro uguale a 8x? Parabola. Una parabola. Sì, una parabola. Com'è, dove la devo disegnare questa parabola? Dove sta il vertice di questa parabola? Allora, il vertice di questa parabola sta effettivamente nell'origine. Poi come la disegno? L'asse? L'asse è l'asse delle x. Attenzione, qui avete y quadro uguale a 8x. Non è y uguale a 8x quadro. Se fosse y uguale a 8x quadro è una parabola come l'abbiamo sempre vista con l'asse verticale, ma qui invece è il contrario, è y quadro uguale a 8x, quindi dobbiamo invertire x con y. Quindi l'asse è l'asse delle x e adesso dobbiamo decidere se farlo in questa direzione o in quest'altra direzione. Dobbiamo farlo in quest'altra direzione perché, beh, diciamo, questo lo vedete anche sperimentalmente, se diciamo per x positivo, va bene? Potrei trovare un y quadro uguale a un numero positivo? Sì, ci sono due valori, va bene? Ma se qui metto x negativo, y quadro uguale a un numero negativo, se siamo sui reali non si può fare, quindi da questa parte non c'è niente, da questa parte invece sì. E qui avete, eccolo. Se uno non la vede così, può anche fare y uguale a più o meno radice di 8x. E quindi quando fa la radice di 8x, la radice quadrata era un grafico di questo tipo, ci mette però sia la radice quadrata che meno la radice quadrata. Bene? Quindi diciamo, la cosa importante è intanto arrivare qua. Adesso con lo svolgimento è abbastanza, diciamo, graduale la valutazione dell'esercizio. Fino a qui, diciamo, tre punti, un altro punto uno lo guadagna se fa il grafico. Bene? Che il grafico è importante perché uno così individua anche l'asse insieme. Che la geometria analitica che avete visto nel superiore in qualche modo si potrebbe rileggere tutta quanta attraverso i numeri complessi, perché il numero complesso è un'entità che contiene, diciamo, due coordinate di un punto e, diciamo, alcune operazioni dei numeri complessi corrispondono anche a delle operazioni geometriche, cosa che con le coordinate alle volte non tornava tanto. Allora, proviamo a fare questo che ha, diciamo, un'interpretazione geometrica che è decisiva per risolvere l'esercizio. Allora, è un esercizio simile come struttura a una cosa che abbiamo fatto, c'è un insieme. C'è un insieme di distanze tra due tipi di punti. Il primo tipo di punti, per il primo insieme, scusate, corrisponde a z-2 meno uguale di 1 in valore assoluto, e l'altra invece è un po' più misteriosa, è parte reale di w meno di w coniugato, adesso devo cancellare, uguale a 0. Allora, quindi bisogna trovare, qui cosa dobbiamo trovare? L'estremo superiore e inferiore dell'insieme. Va bene? Quindi questo lo chiamiamo A, bisogna trovare il sup A e inf di A. Allora, che cosa bisogna fare? Diciamo, intanto bisogna tradurre un po' queste condizioni, va bene? Allora, vediamo un po' se l'ho trascritto bene, sì. Vediamo la prima, che è la più semplice. Allora, questo ve l'ho spiegato un po' l'altra volta. Quando avete z meno numero complesso in modulo minore o uguale a un numero reale, quello rappresenta un disco, va bene? Cioè una circonferenza e la parte interna anche. Quindi questo qui, adesso proviamo a disegnarlo. Il centro è in 2, il numero complesso 2 che sta sull'asse reale, quindi facciamo un disegnino, 2 lo piazziamo qua, minore o uguale di 1, quindi vuol dire che è una circonferenza che passa di nuovo qua per 1, poi, bene, qui c'è 1, e quindi i punti z sono tutti i punti che stanno qui dentro, bene?
Quindi questa condizione qui, tradotta geometricamente, vuol dire tutti i punti che stanno qui dentro, anche il bordo compreso. Questa invece non è immediatamente riconoscibile, ma uno la traduce in termini di coordinate x, y, che termini cartesiani. Allora, come fa? Allora fa sempre x più y, prova a svolgere il conto e vede che condizione gli viene fuori. Allora, devo fare la parte reale di w, cioè x più y, meno i volte il coniugato, cioè x meno y. Poi pone questa roba uguale a 0. Facciamo sto conto. Allora, parte reale di x. Allora, quando fate la parte reale di qualcosa, tutto quello che è, diciamo, immaginario, potete già togliere, va bene? Quindi questo y non lo sto neanche a riscrivere qui sotto. Meno x invece anche non lo scrivo, perché meno x meno x fa parte della parte immaginaria del numero, quindi non serve. Questo invece, per questo invece meno i per meno i fa è meno 1. Meno 1. Senti, qualcuno si confonde e dice: siccome i al quadrato fa meno 1, meno i al quadrato fa 1. Se tu fai più o meno, insomma, quando fai il quadrato, diciamo, il segno del termine non conta, va bene? Quindi meno i al quadrato fa meno 1. Quindi qui avete meno y, va bene? Gli altri termini non li ho trascritti, perché quando applicherete la parte reale non serviranno, va bene? Quindi due numeri, questi due numeri qua non sono uguali, però la loro parte reale sì, no? La parte reale. E la parte reale di x meno y è proprio x meno y, quindi la condizione è x meno y uguale a 0. Quindi vuol dire che questa è una retta, è y uguale x, la retta y uguale x. E allora dobbiamo disegnare la retta y uguale x. Eccolo. Quindi qui dentro ci stanno i punti z, qui ci stanno i punti w, va bene? Beh, in realtà quando ho disegnato bisognerebbe vedere se ho fatto bene il disegno, perché anche questa cosa ce l'avevamo anche in analisi 1, no? Quando sovrapponiamo due grafici sullo stesso diagramma bisogna essere sicuri delle posizioni reciproche, quindi bisogna controllare se questa roba qui non interseca con questo. Diciamo, se dovesse intersecare, adesso in realtà non interseca, ma se per esempio dovesse intersecare, allora quale sarebbe l'estremo inferiore di questo insieme? Se questa cosa qui intersecasse qui, l'estremo inferiore sarebbe 0. Non occorre sapere i punti di intersezione. Nel momento in cui sapete che ci sono dei punti di intersezione, vuol dire che ci sono dei w che sono anche, che, diciamo, sono dei punti che stanno sia qui che qui. Va bene? E quando faccio la loro differenza tengo 0. Questo è un numero maggiore uguale di 0, sotto 0 non posso andare, è immediato che a questo punto l'estremo inferiore è 0. Va bene? Quindi se i due insiemi si intersecano, l'estremo inferiore è effettivamente 0. Diciamo che si intersechi o non si intersechi, e l'estremo superiore invece quant'è? Questo non dipende, eh? Più infinito, perché? Allora, dovete sempre pensare che z e w, z è un punto che sta qui dentro, w lo posso scegliere qui sopra, va bene? Non devo fare nessun metodo, questo insieme qui è illimitato, se lo confronti con questa prendi la distanza, questa distanza la può essere diventare grande quanto ti pare, non so, fissi questo qui, prendi un punto qui sopra, lo spingi a più infinito, la distanza tenderà a più infinito, va bene? Quindi l'estremo superiore, che si intersechi o meno, possiamo già dire che è più infinito. Bene? Quindi per calcolare più infinito basta una riga di spiegazione. Basta dire che questo è un insieme illimitato. Nel momento in cui dici che è un insieme illimitato, i punti li puoi prendere lontani quanto ti pare da questo. Va bene? Sull'estremo inferiore invece, se non si interseca, potete provare a verificare che non si interseca, e dobbiamo ancora calcolarlo, è la cosa che ci rimane. Se non si intersecano bisogna vedere come fare. Allora, anche qui, diciamo, c'è una parte sui numeri complessi che è quello della traduzione di questa roba qui in termini di coordinate. Poi bisogna applicare un semplice ragionamento geometrico. Dov'è che si
diciamo, realizza la minima distanza? Come si fa a individuare il punto dove si realizza minima distanza? La retta perpendicolare. La retta perpendicolare, va bene? Prende da qui, fa la retta perpendicolare, il punto di minima distanza è, diciamo, la distanza minima è questa roba qua. Va bene? Aspetta, nessun corso dell'università vi insegneranno a fare questa cosa, dovete già saper fare. Comunque, diciamo, la distanza di un punto da una retta, questo penso che lo sapete tutti, che si calcola facendo l'ortogonale, calcolando questa distanza. Se invece di avere un punto avete una circonferenza, quello che basta fare è fare sempre questa operazione, solo che dovete togliere il raggio, perché il punto Z, se non è questo, lo potete prendere qui. Questo è il punto che sta più vicino alla retta. Bene? Quindi il calcolo che dobbiamo fare è calcolare questa distanza e poi togliere il raggio per calcolare questo. Questo qui è questo che ci interessa, questo qui è l'estremo inferiore. Allora, il raggio della circonferenza ce l'abbiamo, è uguale a 1. Dobbiamo ancora calcolare questa distanza qua. Quanto vale questa distanza qui? Meno x più 1. No, la distanza è un numero, voglio. La distanza da W al centro di 2 è radice di 2. È radice di 2, anche qui, come hai fatto. Allora, beh, insomma, questo è un triangolo rettangolo. Rettangolo? Questo qui è 2. Bisognerebbe ancora far vedere che questo è uguale a questo. Questo è uguale a questo perché? 45 gradi. Questo angolo qui è 45 gradi, no? Non potete dire non mi ricordo queste cose. Non è ammesso. Bene. Questo è un triangolo, va bene? È chiaro che poi ve lo valuto fin dove arrivate, va bene? Però arrivati qui, la parte di analisi, diciamo, dopo che avete trovato tutto questo, la parte dei numeri complessi, la parte nuova è quasi finita, va bene? C'è ancora un calcolo di distanza. Poi dovete solamente capire, diciamo, come impostare il calcolo di questo. Allora, questo è 45 gradi, questo è un angolo retto, e questo qua sarà 45 gradi. Quindi questo è un triangolo isoscele, la base è 2, no? Questo, se volete, è metà di un quadrato, la diagonale è 2 e quindi il lato deve essere radice 2. Bene? Va bene, insomma, pensate un po'. Comunque questo qui appunto viene a radice di 2 e quindi tutta questa distanza qui è radice di 2 e quindi l'estremo inferiore è dato da radice di 2 meno 1. Bene? Facciamo delle piccole varianti al problema. Allora, se invece di chiedere l'estremo superiore e l'estremo inferiore uno avesse chiesto il massimo e il minimo, vediamo un po', massimo di A e minimo di A. Allora, il massimo di A non esiste perché l'estremo superiore è più infinito, quindi il massimo di A non c'è. Il minimo di A, sì, il minimo di A è sempre uguale a radice quadrata di 2 meno 1. Perché? Perché questa distanza è realizzata proprio da questi due punti. Questi due punti qui realizzano la minima distanza. Cosa succedeva se invece di avere questo insieme qui avessi avuto questo? Un insieme quindi aperto, senza la circonferenza. Avrei ancora potuto dire che il minimo di distanza era radice 2 meno 1? No, perché l'estremo inferiore sarebbe stato quello, ma il minimo non sarebbe esistito. Perché? Perché per realizzare il minimo questo punto ce l'ho, ma il punto che realizza il minimo sta proprio sul bordo della circonferenza, e se tu mi metti qui questo minore, questo punto non appartiene alla circonferenza. Quindi vuol dire che quei punti che mi hai dato, che sono di meno di quelli che avevo prima, riesco ad arrivare, diciamo, se sono da queste parti, riesco ad arrivare vicino a radice di 2 meno 1, ma non lo raggiungo mai, e quindi l'estremo inferiore c'è, è quel numero, ma il minimo non c'è. Va bene? Dato la sesta. Allora, dice di calcolare il perimetro. Allora, questa è stata l'ultima variante dell'esercizio calcolare o perimetro di un poligono regolare, no? Ho cominciato col quadrato,
poi ho fatto il triangolo, poi mi sono spostato, ho fatto un po' anche il trapezio, insomma queste figure stavano finendo, ho fatto anche l'esagono. Pentagono non ho usato, farlo, perché il pentagono crea sempre dei problemi. Allora, vediamo un po' questo esagono. Allora, innanzitutto con la teoria, va bene, perché teoria e esercizi, appunto, ve l'ho già detto, è una separazione assolutamente burocratica, va bene, diciamo che con la spiegazione dell'algoritmo complessivo di come si calcola la radice ennesime, uno sa radice sesta di un numero complesso, questo è un esagono. Bene, è un esagono centrato sempre in zero. Ecco, se, adesso faccio una piccola parentesi, se fosse così, per esempio, uguale a, diciamo, se fosse così, questo insieme qua, mettiamoci anche un numero esplicito qua, mettiamoci 3i. Questo qui invece che cos'è? Esattamente, questo è un altro esagono, però il centro non è più 0, il centro è 3i, va bene? Come fate a dire, come fai a vederlo? Allora guarda, questo qui è un w, sapete che sulle sostituzioni avete la libertà di fare quello che vi pare. W per la sesta uguale a i, che cos'è? W per la sesta uguale a i, sì, quello lo so, è un esagono centrato in 0. Allora, poi questo è uguale a z meno 3i, che differenza c'è tra il W che ha calcolato adesso e questo? Semplicemente sono tutti, tutti traslati di 3i. Quindi vuol dire che il centro non è 0, ma è 3i. Bene? Quindi queste piccole operazioni uno deve capire con numeri complessi cosa succede. Allora, quando aggiunge o toglie è come se facesse una traslazione. Quando moltiplica abbiamo visto che spesso questo è interpretato come una rotazione e casomai anche una dilatazione se il numero per il quale moltiplica non ha modulo. Quindi cercate sempre di tenere presente il significato geometrico della cosa. Non fate solo i conti, perché i conti sono un po' brutali, va bene? Non fa sti conti e non capisce bene che cosa succede. Allora, proviamo a fare questo. Allora, qui bisogna calcolare il perimetro di questa roba qua. Anche questo numero che è dato qui è dato in maniera tale che non sia semplice calcolare la forma esponenziale se uno la vuole completa, va bene? Ma a sto punto dovrebbe essere chiaro che per calcolare questo perimetro quello che conta è il raggio. È il raggio della circonferenza nel quale è iscritto questo esagono, va bene? Quindi non è importante quanto valgono i tete dei singoli punti, qui sarà un esagono, adesso lo metto in una posizione diciamo generica, va bene? Non so se è veramente così, ma quello che importa non è questo, importa quello che è il raggio, va bene? Questo importa per calcolare il primo. Poi vediamo di ricordarci come dal raggio si calcola il primo. Allora, devo calcolare il raggio di questo. Allora, anche qui ci sono, diciamo, siccome era un po' che devo questo esercizio, qui, diciamo, molte persone hanno avuto le idee giuste e hanno cominciato a cercare di fare che cosa? Di fare questo calcolo qui. Perché per fare, diciamo, calcolare il raggio, se vi ricordate, si prende il modulo di questo numero e si fa la radice sesta di quel numero, no? Per calcolare il raggio. Allora, una volta che siete in questa situazione qui, molte persone che cosa hanno fatto? Hanno fatto una cosa che è corretta, ma in un certo modo è assurda. Cioè, hanno cominciato a svolgere questo, a cercare di calcolare prima la potenza sesta di questo numero che stava al denominatore. Però qui non è conviene fare questa cosa. Perché? Perché uno quando guarda il conto da fare deve un po' prima prevedere che cosa potrà succedere. Allora, scusami, tu fai prima la potenza sesta e poi fai la radice sesta, e vai avanti e poi torni indietro. Perché? Perché fare tutto questo percorso? Allora, come si svolge questo conto? Allora, intanto bisogna sapere le proprietà del modulo, va bene? Perché sapere le proprietà non è che io all'esame ti chiedo quali sono le proprietà del modulo e tu non è così, va bene? Non è così. Io ti dico le proprietà e quelli sono tutti degli strumenti che per te sono utili, va bene? Da usare, va bene? Le cose si imparano per usarle, non per raccontarmene a me, va bene? Allora, quindi una proprietà del modulo l'abbiamo vista, se il modulo è il prodotto, uguale al prodotto dei moduli. Anche sul rapporto fa questa cosa. Quindi questo è il modulo di 1, che è 1 diviso il modulo di questo. Allora, questo è 1 diviso il modulo di 3 meno 2i elevato alla sesta ad un sesto.
qui ho già fatto radice sesta di 1, che è ancora 1, perché stiamo cercando solo i numeri reali. Poi qui, modulo e diciamo potenza sesta, anche questa è un'operazione che si può invertire. Se voi avete modulo di z alla sesta, questo uguale al modulo di z elevato alla sesta. Anche queste due operazioni qua si possono invertire. Quindi questa roba qui è uguale a 1 diviso il modulo di 3-2i alla sesta per un sesto. Quindi stiamo parlando di calcolare il modulo, il reciproco del modulo di 3-2i. Va bene? Anche qui uno potrebbe fare prima il reciproco, poi calcolare il modulo. Non è conveniente. Fai il modulo di questo, poi farai il modulo del numero che hai trovato. È più facile. Allora, facciamo il modulo di questo. Quindi viene 1 diviso, allora devo fare 3 al quadrato più 4 radice, quindi 1 su radice di 13. Bene? Il raggio è 1 su radice di 13, quindi molti sono, questo era in realtà anche quando l'avevo dato, era un esercizio con lo svolgimento, perché una parte comunque si faceva con lo svolgimento, e tanti si sono incastrati cercando di fare prima la potenza sesta di questo. Che non era sbagliato, però insomma è chiaro che era inutile. Allora, arrivati qua, abbiamo che il raggio è un tredicesimo, scusate, 1 su radice di 13. Va bene, adesso arrivati fino a questo punto abbiamo 3,5 come valuta, un mezzo punto, è per chi si ricorda quanto vale il perimetro. Quanto vale il perimetro? 6 per il raggio, perché se voi vi ricordate, tutti questi qua sono diciamo l'angolo al centro. Adesso ecco, non è che uno se lo deve ricordare così, diciamo, può darsi che anche non se lo ricordi, va bene, questo è ammesso, però voi basta che faccia un disegnino e questa roba qui deve ritornare fuori, va bene? Perché tutte le cose che imparate, adesso non so, imparate a fare i calcoli di numeri complessi, quando dovrete fare un esame dove ci sono i numeri complessi, non so, tra un anno, dovete ricordarvi. Se non vi ricordate esattamente quello che ho fatto, che ho cercato di spiegarvi, dovete essere in grado di ricostruirlo al momento, bene? Perché bisogna mettere un po' insieme questi concetti, non a memoria, va bene? Ma cercando le relazioni tra queste cose per fissarle nella memoria, non solo ricordarsi l'elenco di tutte le proprietà. Va bene, insomma, qui adesso per farla breve, questi sono tutti gli angoli al centro, questo è 360 gradi diviso 6 parti uguali 60 gradi, quindi questi sono tutti triangoli equilateri, va bene? E se sono triangoli equilateri vuol dire che questo qui è uguale al raggio, e quindi vuol dire che devo fare 6 per il perimetro. Quindi il perimetro è 6 volte, scusate, voglio dire 6 volte per il raggio, quindi 6 radici. Volevo dirvi ancora una cosa su questo esercizio. Beh, insomma, uno l'anno scorso quando gli chiedi il perimetro è arrivato a questo punto, quindi ormai fatta. Non so se mi fece il raggio al quadrato, insomma, fece una cosa veramente pazzesca. Ecco, è un peccato, va bene? Se tu dai anche, poi alla fine gli hai dato anche sufficiente l'analisi di due. Ma diciamo, è un peccato che una persona, diciamo, che tu gli dai un voto sufficiente all'analisi 2, quando gli chiedi di fare il perimetro dell'esagono, fa, diciamo, il quadrato del raggio. Una cosa che anche dimensionalmente non va bene. Però insomma ho immaginato, niente, ho avuto un attimo di follia e quindi l'ho perdonato, però diciamo è un po' seccato. Anche perché se mi metto a fare l'esigente anche su queste cose, non più. Allora ci siamo riavuti dal caso dell'esagono? Si torna calcolando l'esagono? Allora, proviamo con questo. Allora, ecco, questo
Questo è un po' più difficile di quelli che abbiamo visto adesso. Adesso vi spiego dove sta la difficoltà. È una disuguaglianza. In apparenza forse assomiglia a un esercizio che abbiamo fatto, però non è così. È una difficoltà un po' più. Allora, innanzitutto, vabbè, qui forse uno potrebbe provare a vedere quello che succede sostituendo x qui y, lo sostituisce, prova a fare i conti, poi qui diciamo questo, questo conto qui in realtà è uguale al modulo di z-1 per z-3, quindi siccome fare il modulo implica calcolare una radice quadrata, meglio farlo una volta sola, quindi sfruttate la proprietà dei moduli, fate prima il prodotto e fate il modulo una sola volta. Quindi sostituendo vi ritroverete una disuguaglianza tra i moduli che si elimina elevando tutto al quadrato. Insomma, svolgete il calcolo e vi verrà un'equazione in xy e poi magari il problema sarà quello di riconoscere che roba è quello che viene fuori. O comunque sono molti i calcoli da fare. Quindi questa è una strada, va bene? Una strada praticabile. Com'è? Sì, sì, grazie. Va bene? Quindi ho semplicemente messo insieme, diciamo, il modo. Però c'è una maniera più semplice se uno fa... se uno nota una stranezza in questo esercizio, cioè che questo numero che sta qui è uguale al numero che sta da quest'altra parte. Allora, prima di, diciamo, di fare questa soluzione e diciamo iniziare a fare tutta una serie di conti che non si sa bene dove potranno portare o comunque saranno una cosa faticosa, allora uno può provare a vedere se questa coincidenza è una cosa che può sfruttare. Va bene? Allora, quindi prima di fare questa sostituzione facciamo un'altra sostituzione, chiamiamo questo doppio, va bene? Invece di aumentare, capite, quando sostituite z qui dentro al posto di un simbolo sostituite due simboli diversi, va bene? Quindi è chiaro che quando fate i conti era un'espressione complicata. Se invece proviamo a fare questa sostituzione al posto di questo prodotto ci mettete solo un simbolo, va bene, vediamo se così torna meglio. Allora riscriviamo la disuguaglianza, poi vediamo. Parte reale di W maggiore o uguale di dunque anche questa qui uno potrebbe provare a risolverla facendo questa sostituzione qui. Questa sarebbe anche più fattibile perché non comporterebbe tutti i conti che dobbiamo fare qui nel prodotto di z più 1 per z meno 3, quindi svolgendo questa, per esempio, che cosa verrebbe fuori? Verrebbe fuori parte reale di W è x, quindi verrebbe modulo di x maggiore o uguale, qui c'è il modulo di W, quindi verrebbe x quadro più y quadro. Bene? E quindi adesso uno dovrebbe levare il quadrato e cercare di capire quanto vale questa disuguaglianza. Ma in realtà questa disuguaglianza qui, se uno la traduce in termini geometrici, riesce a capire quanto è che vale. Cosa può rappresentare una disuguaglianza di questo tipo? Cosa vi ricorda una disuguaglianza di questo tipo? Allora, facciamo così. Una delle prime cose che ho detto sui numeri complessi è un disegnino fatto così, guardate. Questo è xy, è, diciamo, è z uguale a x più y. Questo è il modulo, cioè x quadro più y quadro. E questo qui è x... questo qui è spaccato. Spaccato? Mi traduci? Va bene? Ok? Allora, questa disuguaglianza qui che cosa vi sta dicendo? Proprio... l'idea è giusta, ma due termini me ne hai sbagliati su tre. Allora, quindi uno dovrebbe premiare l'idea, va bene, premio l'idea, però, però questa, come la chiami, hai detto? Diagonale. Non lo so che non voglio infierire, ma ecco, diagonale mi va anche bene, va bene?
e anche lato va bene, però è in qualche modo impreciso, perché non è un qualunque lato questo, questo è un cateto, bene? Adesso non mi ricordavo cateto, vabbè, ok, però perché diciamo in un triangolo un lato può essere più grande di un altro, certo, ma quello che non accade è che un cateto può essere più grande dell'ipotenusa, bene? Quello no, ok? In realtà si vede anche da qui, quando fate x quadro più y quadro, questa roba qui è almeno grande quanto radice quadrata di x quadro, è come se prendete radice quadrata di x quadro e ci aggiungete qualcosa di positivo. Quindi quello che accade è che vale, soprattutto, che vale sempre questa disuguaglianza, l'ipotenusa è sempre maggiore o uguale di un cateto. C'è un caso in cui vale l'uguaglianza e quindi un caso che va bene per quello che stiamo cercando. Cioè questa disuguaglianza qui, visto che vale sempre quella opposta, si può verificare solo quando qui vale l'uguaglianza, no? Questa è sempre vera. Quando è che è vera questa? Quando è uguale. Quando è che un cateto è uguale all'ipotenusa? Quando? Quando l'ipotenusa è uguale al cateto? Quando l'ipotenusa è uguale al cateto, quindi il triangolo è? Ma che equilatero? Nel triangolo equilatero non esiste l'ipotenusa. Allora, stiamo parlando. Allora, la risposta è triangolo. Ma che cosa ci possa attaccare alla parolina triangolo? Vediamo un po'. Isoscele non è, equilatero non è, scaleno non è, degenere, bravissimo. È chiaro che prima o poi ci arriviamo, ma diciamo l'oggetto della contesa è un triangolo rettangolo particolare. Quando è che questa ipotenusa è uguale a questo? Quando sto punto sta qua, va bene? Quando è che questo è uguale a questo? Quando sto y uguale a 0. Bene, se y uguale a 0, questo è uguale a questo. Ma quello non è un triangolo. Sì, sì, anche quello è un triangolo e si chiama triangolo degenere. Mi raccomando, triangoli equilateri non esiste l'ipotenusa. Bene. L'ipotenusa è una cosa che si riferisce solo ai triangoli rettangoli. Cateto è solo per triangolo rettangolo. Bene. Se dite una cosa così, allora, quindi adesso sto facendo un commento, un esercizio che diciamo per evitare la fatica di fare i conti. Va bene, il ragionamento, l'essere umano diciamo è superiore diciamo alla macchina perché può fare dei ragionamenti, va bene? Quindi questa disuguaglianza qui, quando uno nota una cosa del genere, una cosa che dovrebbe sapere, l'ipotenusa è sempre maggiore o uguale di un cateto. Tu vuoi che valga la disuguaglianza opposta? Beh, allora l'unica possibilità è che valga l'uguaglianza. E se un cateto è uguale all'ipotenusa, vuol dire che questo lato qui sta sopra questo. E quindi vuol dire che y è uguale a 0. Quindi questa stessa proprietà la trovate quando provate a risolvere questa disuguaglianza qui, adesso potete anche fare a meno di questo discorso geometrico, ma non vi permette di evitare dei conti. Quindi questa disuguaglianza qui vale quando y è uguale a 0. Quindi tutta quella disuguaglianza lì vale quando y è uguale a 0. Ma y che cos'è? Y è la parte immaginaria di W. Quindi per risolvere questa disuguaglianza io devo solo imporre che la parte immaginaria di W, cioè questo lato qua, deve essere uguale a 0. Va bene? Allora W chi era? Era questo. Quindi basta che impongo la parte immaginaria di questo numero uguale a 0. Allora, imponiamo la parte immaginaria di questo numero uguale a 0. Z più 1, z meno 3 uguale a 0. Adesso facciamo il conto, vediamo un po' cosa viene fuori. Allora possiamo, vabbè, facciamo il conto, parte immaginaria di z quadro meno 2z meno 3 uguale a 0. Parte immaginaria di z quadro, dovrò mettere poi meno due volte la parte immaginaria di z uguale a 0, parte immaginaria di meno 3 è 0,
parte immaginaria di z quadro è meno che più 2xy. Bene, meno due volte y, 0, raccogliamo 2y, x meno 1 uguale a 0. Bene, quindi attenzione, l'esercizio era questo, la sostituzione era w, bene, si fa questo ragionamento e si fa solo questo calcolo. Questo è quasi il risultato finale, perché poi adesso bisogna disegnare nel piano quello che abbiamo ottenuto. Quello che abbiamo ottenuto sono i numeri che hanno coordinate x, y, tali che vale questo. Adesso voi, per favore, mi dite nel piano complesso cosa rappresenta, quali sono i punti che risolvono quell'uguaglianza. Quali sono i punti che valgono? Allora, da qui sicuramente tutti scriverebbero x uguale a 1, y uguale a 0. E quindi? La retta è un po' vago. Chiedete il verbo. No, parola a caso. Allora, che cosa rappresenta questo? Allora, ho sentito sia punto che retta, perché quando voi fate i calcoli, voi scrivete x uguale 1 e y uguale 0, e qui che congiunzione ci mettete? Congiunzione, oddio. E o oh. E oh. 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 Ragazzi, sono qua, sto aspettando la risposta. La O, chi ha detto E si mette la mano sulla coscienza e rifletta per un attimo. Perché non E? Ma scusami, ma un prodotto, no? Quando è uguale a zero, è necessario che tutti e due i fattori siano uguali a zero? Direi proprio di no. Basta che un fattore sia uguale a zero. Bene. Quando voi avete fatto gli esercizi, no? Quando voi fate gli esercizi, pensate che la cosa più utile sia beccare 1 e 0, ma non è quella la cosa utile. La cosa più utile è cosa farci di queste cose. Cioè, se voi mettete E, a uno gli cadono... va bene? E O, va bene? Allora, se O non è un punto, se fosse E è un punto, il punto di coordinate 1, 0. Ma se è O, una piccola letterina che cambia tante cose, non è una sola retta, ma sono due. Va bene? La retta y uguale a 0, la retta y uguale a 0, eccola qua, e la retta x uguale a 1. Bene? Va bene, allora facciamo ancora un esercizio più basso. Facciamo questo ultimo esercizio dove bisogna, diciamo, cercare di capire, disegnare, diciamo, un insieme di punti che risolve questa uguaglianza, o se volete disegnare i punti di questo insieme. Allora, conviene, diciamo, in questo caso non ci sono particolarità come l'esercizio precedente, quindi diciamo, se il primo tentativo che uno può fare è comunque sostituire al posto di z x più y. Allora proviamo a vedere un po' che cosa succede. Allora 1 più i per x più y, poi devo fare la radice di 2 e qui ci devo mettere il modulo di z, cioè radice quadrata di x quadro più y quadro. Intanto uno lo traduce in termini reali. Adesso qui uno fa il prodotto e viene x più x più y meno y uguale sempre